Quando Tazio, re dei Sabini, indicò l'uomo che avrebbe condotto i Piceni ad una gloriosa indipendenza storica, Asculum aveva solo pochi mesi di vita. Il bambino era di famiglia semplice. Il suo cuore era duro come quello del nonno Pledio, contadino forte, ma capace di amare la sua donna in modo nobile e rispettoso. La sua terra sempre protetta, come fosse la prima terra di Dio. Il sovrano aveva scelto. Sarebbe stato Asculum di Ascl, figlio di Picus, il re dei Piceni. Avrebbe dovuto far rigogliare la sua terra e felice la sua gente. Da Aesis a nord, a Matrinum Saline a sud, da Cupra ad est, a Surpicanum ad ovest. Tutto sarebbe dipeso dalle gesta del prescelto. Gli insegnarono ad amare la sua terra e ad obbedire alla giustizia umana e ai suoi limiti, ancor prima che a qualsiasi divino. Suo padre gli spiegò che cos'era il dolore. Gli insegnò l'orgoglio nel difendere una donna e i suoi frutti, idea di indipendenza e di libertà dei luoghi e degli uomini picentes. Asculum iniziò a svegliarsi ad ogni mattino con l'onore e l'onere del governo. Credeva al prosperare delle idee, degli uomini e delle donne libere. E così visse. L'atto finale arrivò e il duce di Roma su lui la sua spada passò. Cadendo nell'acqua i soldati piceni guardò. Poi l'ultima volta la terra ed il mare annusò. Ed Asculum per lei cantò, il tempo allora rallentò per dargli ancora un battito.
sola.